Ok, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Gabriele. Allora siamo con il Marciapiede dell'Arte del 5 luglio con Gabriele Di Matteo. Abbiamo ospite Daniela Trincia, che è una curatrice. Gabriele Di Matteo è l'artista. Salutiamo anche Danilo Sciorilli, che è alla regia, e Radio Arte, che in partnership trasmette anche per gli amanti del solo suono e che quindi devono immaginare le forme visive dell'arte. Poi con Gabriele ci sono appunto due collaboratori che abbiamo visto nel video, nella performance, lo spagnolo Pau Masclans e l'italiano José Renda, che sono due giovani artisti. Buonasera a tutti, come sapete potete scriverci, porci delle domande via Facebook, a Gabriele, a tutti gli altri, insomma. Allora, Gabriele, dunque, tu sei napoletano, no? Però vivi da tantissimi anni a Milano, dove insegni, tra le altre cose, all'Accademia di Belle Arti di Brera, e quindi allo studio a Milano. Però è anche un altro studio a Cetraro in Calabria, da dove ti trovi adesso praticamente, no? Diciamo che è Esattamente. lo studio delle vacanze. E quindi vedremo, ci farai vedere delle opere che riguardano, che tu fai in questo posto, no? Dove passi praticamente 3-4 mesi all'anno, no? Sì, più o meno, più o E meno. così via. E Cetraro, per chi non lo sapesse, appunto in Calabria, ed è un posto proprio sul mare. Infatti, quello che abbiamo visto prima è un video, una performance realizzata sul terrazzo, insomma, di questa casa, giusto? Poi, appunto, qui che cos'è il tuo studio? Diciamo, vediamo, una vecchia macchina da scrivere che non usa più nessuno. Sono gli artisti, giustamente. Poi vediamo un veliero che ha qualcosa a che fare con la
il video che abbiamo visto. Ecco, il video che abbiamo visto, che cos'è? Intanto. Allora, buonasera a tutti. Sì, abbiamo visto una parte, uno spezzone di questo nuovo lavoro che sto facendo, che è sull'artista olandese Bas Jan Ader, artista concettuale degli anni 70, che tutti sanno che ha fatto quest'ultima performance, dove è morto, purtroppo. Ha tentato di attraversare l'Atlantico con una piccolissima barca, poco più di 4 metri, che era una performance, e purtroppo non ce l'ha fatta. Questa barca è stata ritrovata. La performance si chiamava Alla ricerca del miracoloso. Ecco, a E partire lui da partiva questa. No, dall'Olanda, lui partiva dall'Olanda. partiva, no, partiva dagli Stati Uniti, aveva Ah, per organizzato una. venire all'indietro. Aveva organizzato una mostra negli Stati Uniti, poi faceva questa performance per arrivare in Olanda, dove avrebbe poi inaugurato un'altra mostra più importante. Quindi questo attraversamento era una performance per lui. Rischiosa un po', per chi conosce il lavoro di Bas Jan Ader, sa che il suo lavoro è legato molto al pericolo, sa le cadute, un lavoro un po' particolare. E purtroppo non è riuscito a realizzare quest'ultima performance. È stata ritrovata solo la barca a 150 miglia dalle coste irlandese da un peschereccio spagnolo, il quale l'hanno portato in Galizia, in un porto di Galizia. Il giorno dopo questa barca è stata rubata. Per cui non si sa, c'è tutta una leggenda, qualcuno dice che forse è una cosa inscenata, che non è morto, e a partire da questi piccoli elementi, perché io poi cerco di informarmi il giusto necessario per evitare di fare la cronaca, ma anche per poi mettere, diciamo, una visione diversa, anche un po' inventata. A partire da questi particolari, io qui in Calabria mi trovo da molti anni con una piccola barca che si chiama Mariposa, farfalla appunto, che è quasi complementare al nome della barca di Bas Jan Ader, che era Ocean Wave, onda oceanica. Quindi sto inscenando sul terrazzo dei piccoli sketch per tentare in qualche modo di ricostruire, ma quantomeno in modo diciamo, più o meno simbolico, la ricerca di quest'uomo miracoloso, perché lui cercava il miracoloso, noi cerchiamo l'uomo miracoloso. E quindi è tutto un po' giocato su questa cosa. Poi la barca è fuori al terrazzo con anche altri oggetti che fanno parte dell'installazione. Se volete, passiamo oppure ne parliamo ancora. Sì, andiamo a vedere, che comunque diciamo che tu c'è una parte diciamo importante del tuo lavoro, della poetica del tuo lavoro è quella di lavorare su altri artisti. No, tu hai lavorato di varie epoche storiche, adesso diciamo questo è forse l'artista più diciamo più giovane, più in qua verso di noi, che ha fatto lavori su Velázquez, su Braque, insomma Pollock, insomma, e via dicendo. Daniela, Sì. tu Vabbè, hai qualcosa da chiedere o da io aggiungere? tantissime cose, sono talmente curiosa. Allora, inizialmente la cosa che più mi affascina è il discorso dell'identità, no? Quindi già a partire dalla tua doppia identità, direttore e artista, già quello mi incuriosisce perché hai fatto questa scissione, già da lì, non per niente. Il topo ce l'abbiamo alle tue spalle, quindi questa cosa mi incuriosisce il fatto che tu sin dall'inizio hai lavorato sull'identità, sull'autorialità. Quindi da cosa nasce anche questa scissione? Ma non lo so se è una vera e propria scissione, sicuramente è un qualcosa che mi è sempre interessato, lo sdoppiamento, la metamorfosi in qualche modo. No, prima Giacinto diceva che io lavoro molto spesso sugli artisti, è vero, però come dicevo prima, le informazioni che io ricerco di questi artisti sono veramente minime.
proprio perché non mi devo ingabbiare in una biografia, cioè io non vado a fare le biografie, ma cercare dei risvolti anche dietro questi artisti, altre cose che poi magari non hanno a che fare con l'artista veramente, cioè, c'è sempre un allargamento di visioni, no? In queste cose qua. Lo sdoppiamento che ti riferisci tu forse alla rivista Armando Della Vittoria come direttore è uno sdoppiamento, cioè Armando Della Vittoria ha una specifica posizione, cioè nel senso che lui lavora per la rivista, è direttore di questa rivista dalla nascita, che tra l'altro è una rivista che è stata fatta poi insieme a Franco Silvestro. Create insieme a lui, successivamente si sono uniti Vedova Mazzei, Piero Gatto, e ha tutta una lunga storia, poi dopo magari se volete vi accenniamo un attimo. Il direttore Armando Della Vittoria è stato sempre il direttore della rivista, ogni tanto tira fuori dei piccoli lavoretti, queste cose qua, però si occupa soprattutto di editoria in qualche modo, cerca di fare questo lavoro. E poi Però Armando Della Vittoria è un nome fittizio. è un nome fittizio, sì. Diciamo che Armando è il nome di mio padre, Vittoria mia madre. Ah, ecco. Armando della Vittoria. Gioca un po' su questa cosa qui. È un Sì. nome che... Però questo anche questo sdoppiamento, comunque prendere degli alter ego rientra un po' anche nell'azione duchampiana che tu non per niente hai fatto all'inizio le 12 tavole di Duchamp, quindi un po' te lo riporti dietro Sì, anche il. anche nell'utilizzo che faccio poi di altri pittori, c'è comunque una sorta di lavoro sull'autorialità, no? In qualche modo. Io credo che cioè, non necessariamente il pittore, io mi occupo soprattutto di pittura, cioè comunque il mio lavoro ruota intorno al concetto di pittura. Ma non credo che il pittore debba necessariamente coincidere con l'artista. Cioè, l'artista può essere anche al di fuori, cioè, io spesso lavoro capita di lavorare a seconda del progetto con determinati pittori per realizzare le opere. Questo non è un abbassamento del livello della pittura, anzi è come dire, è dinamizzare ancora di più la pittura, c'è cioè, un modo di vedere la pittura a 360 gradi, perché standone fuori mentre un altro dice per me è un modo per girare intorno, per girare ancora più liberamente intorno alla pittura. Questo poi dipende anche dai progetti, non sempre succede questo, ci sono anche dei lavori che dipingo io direttamente, quando mi serve l'azione del mio corpo, perché la pittura è soprattutto una questione di gesti corporali, quando questo necessita la mia presenza, allora sono io a dipingere. Quando non necessita, preferisco dirigere, perché generalmente sono dei lavori che hanno sempre una scenografia, una sceneggiatura, più che una scenografia, una sceneggiatura. Ecco, sono delle storie che ruotano intorno o a determinati artisti o a determinate situazioni, più delle volte sono degli artisti, quindi sono delle storie vere e proprie, che hanno bisogno di una sceneggiatura, di una messa in scena, di una... Ecco, la mia pittura è una messa in scena della pittura, in qualche modo. Quindi vogliamo andare a vedere fuori che succede sul terrazzo dove avvengono queste performance che Sì, abbiamo visto. andiamo a vedere questa Abbiamo barca. visto nel video. Devo prendere il mio cellulare che fa parte del... Adesso voi vedete cosa? Adesso vediamo la tua mano, Adesso adesso vediamo... vediamo la Ah, finestra. ecco, sì, ecco qua, ecco qua. Lui sta uscendo, Adesso vediamo la tenda scendo. per stare Allora, il intanto posso... mare, ecco, Intanto il vediamo la mare, c'è il barca, il mare. mare. C'è la barca che la fa da padrona, poi ci sono questa bandiera olandese,
Abbiamo detto che prima Bastiaan Ader era olandese, così. Sono i colori della bandiera olandese fatta con le ali che stabilizzano la barca, praticamente. Okay. Sono state colorate. Poi qui ci sono i progetti della costruzione della Mariposa, che è la barca questa qui. Ma scusami Gabriele, ma la Mariposa si ispira soltanto all'imbarcazione dell'olandese oppure la ricopia? Perché tu hai detto che prendi soltanto degli accenni, quindi la barca... Sì. La Mariposa è una barca autonoma, non è la ricostruzione della barca di Bastiaan Ader. È semplicemente una barca che si vuole confrontare con quell'altra barca. Okay. Però già dal nome Mariposa e l'altra Ocean Wave c'è una contrapposizione molto forte. No? Come? È più piccola di quella di Bastiaan Ader. Guarda, è leggermente più piccola, non tantissimo. Quella di Bastiaan Ader era piccola, era un guscio di noce anche quella, infatti. Sì, sì, no, certo. Questa è invece la ricostruzione di una lettera in spagnolo, perché la barca fu portata in questo porto spagnolo e rubata subito dopo. Quindi abbiamo ricostruito questo racconto intorno. Praticamente questo è un trittico, cioè, funziona in questo modo. Questo qui è un piccolo ritratto di Bastiaan Ader. Cioè, è stato fatto un gioco sulla apertura della, perché la Mariposa è una barca pieghevole, si piega e diventa una tavola. Qua è come aprirla, è come, non so se si leggono le scritte, ma... come chiudere le istruzioni, come esatto, la costruzione di Enzo Mario dell'IKEA, insomma. Esatto. Quindi questa qua la chiudi e la porti al mare, e la porto al mare, la porto dove voglio. Io ce l'ho da più di 20 anni questa barca. Quindi è leggerissima questa qui. È molto leggera, sì. Adesso sta facendo l'ultimo servizio per me, perché dopo non sarà più usata, farà parte di questa performance, cioè di questo lavoro. Qui c'è il ritratto di Bastiaan Ader, ha come simbolo la farfalla che si apre nel cielo. Scusami, una curiosità. Ma come l'hai portata sulla terrazza? L'hai caricata con le funi? No, come ho detto prima, si piega. Questa è una barca piegata. Ah, ecco. Questa che si... scusami. Ok. Sì. Cioè, questa okay. Si piega. È ricostruita a seconda della scena che abbiamo a girare. Ah, ok. Qui sembra quasi che abbia naufragato. La vela è saltata. Il timone anche. È un po' così. Cioè, viene, a volte si utilizza. Senti, ma la vela. I colori della vela sono la vela, questa Gabriele. È la vela, sì. Okay. Dimmi. Sono i colori originali della vela della Mariposa. Okay. Ok, sì, perché probabilmente sono colori molto segnaletici. Sì, sono colori. Sì. Poi ma quindi questa barca l'hai costruita tu, visto che ha tutte queste caratteristiche? No, questa è una barca che si costruiva negli anni 80, 80, 90 da un artigiano di Verona. Ok. Che c'ha una chiamata Mariposa che io avevo comprato una ventina d'anni fa. Ah. Quindi l'ho tenuta per tanto tempo. Questa è assicurata per 50.000 aperture, quindi dura un bel po'. Poi c'è l'orizzonte fluxus, che non so se con questa luce si riesce a vedere bene, è questa, diciamo, passamaneria che hai messo sul parapetto, esatto, del terrazzo. Sì, questa struttura in ferro esisteva già e tu c'hai solo... Si è rigrafati i nomi o no? No, questa l'ho fatta ricostruire, come ti accennavo, è arrivata stranamente proprio stamattina. Viene dalla Sardegna, l'ho fatto costruire. C'è un artigiano che fa solo questo tipo di lavoro, che si chiamano travometri.
e me la sono fatta fare con tutti i nomi. Lui è Che cos'è impazzito. un travometro intanto? Il travometro serve per costruire la parte finale di tutto ciò che serve per la pesca. Cioè, come dire, se tu peschi con una canna da pesca, da una barca, a bollentino, se c'è una parte finale diciamo della lenza, della parte pescante, che viene costruita con questo sistema, che si chiude e si apre. Cioè, questo si possono fare, si chiamano parte pescante, parte finale, fino a 4 metri. Cioè, si possono mettere 3 ami, 4 ami, 5 ami, un solo amo. Vedi, il travometro. Qua non so se si legge, travometro Fluxus by GDM, che sono io, Gabriele Dejas, questo artigiano sardo. E quindi Io ho fatto scrivere sopra tutti i nomi degli artisti Fluxus, ma non solo, anche amici. C'è Giulio Piscitelli, c'è qualcun altro, c'è Steve Piccola, c'è Serenda, ho letto. Jos Erenda, sì, c'è No, anche. Mascla. E poi Sì, vabbè, tutti i Fluxus, Boys, c'è anche Steve Piccolo, c'è Anderson, sì, Giancarlo Piccolo. Norese. E i nomi continuano anche da quest'altra parte. In questo momento stanno osservando Il l'orizzonte. mare. Ecco. E io l'ho fatto costruire per tenere questa linea d'orizzonte quasi, no? Perché secondo me anche Bastian Hader potrebbe essere considerato un artista fluxus, sia per la sua storia che per determinate cose. Quindi fa parte dell'installazione questo travometro che ho Quindi prenotato a gennaio e che mi è arrivato oggi. Infatti, pensavo quasi di non poterlo avere in questa diretta, ma invece è arrivato. questo lavoro è un lavoro unico, cioè la barca, il Esatto. travometro con il fluxus, i disegni, la scritta sulla Sì, porta, ok. anche la Sì, la bandiera olandese. bandiera, ok. Diciamo, è un'installazione che prima o poi utilizzerò, ma che adesso sto utilizzando per costruire una serie di piccole scenette, ecco, degli sketch, quasi degli sketch. Come quelle che abbiamo visto all'inizio, no? Come quello che avete visto all'inizio, sì, i prossimi Ecco, saranno anche più. perché, Gabriele, perché i due personaggi che agiscono nella performance hanno queste teste, diciamo, aliene, insomma, a cosa si riferisce? Spiego un po' ai nostri ascoltatori a cosa si Sì. riferisce. E tu hai fatto un lavoro con quei personaggi, no? Sì, io Gianni fa. ritorno nella postazione perché là si sente il rumore del mare ed è un po' fastidioso. Sì, io ho fatto un Noi non lo lavoro su. Non sentiamo però, eh. lo sentivate, ma io sì, è molto forte, quindi Sì, sentite no, la ok, vostra va voce. bene, no. E quindi? È un lavoro che ho fatto su Georges Méliès. Si dice Méliès, non Méliès. Georges Méliès, che come tutti sanno, è l'autore di Viaggio sulla Luna. Io avevo Sì, fatto uno un dei padri del sequel, cinema, poi. sì, il padre del cinema e tutto. Io avevo fatto un sequel che si chiamava Viaggio sulla Terra, c'erano loro che venivano sulla Terra e quindi avevo utilizzato queste maschere per fare questo film. Ne avevo due quasi, come si è deciso di utilizzare questo titolo alla ricerca dell'uomo miracoloso, quindi mi è sembrato che potesse entrare in tema il riutilizzo di queste due maschere per questa scenetta. Le prossime non è detto che l'avranno queste maschere. Sono alcune delle piccole scenette che andranno poi scritte, studiate, fatte durante quest'estate. Però il film Ecco, si chiama. siccome Okay, io sì, il no, film si vi chiama. faccio vedere la locandina di questo film, visto che ne abbiamo parlato. Certo. Cosa vedete voi?
Le domande. Vediamo te che cammini. Allora, adesso vediamo Daniela. Adesso vedete la stanza? Sì. Vedete? Ok. Sì. Ecco, questo è il film Voyage sulla Terra. Che poi avevi proiettato in un museo francese. Sì, questo è stato tutto fatto in Francia, esattamente questa scena è a Saint-Nazaire, dove Jacques Tati aveva fatto il film su Monsieur Hulot, il famoso Monsieur Hulot. Questa è una statua. E il film parte proprio dagli stessi luoghi dove Jacques Tati aveva girato le scene di Monsieur Hulot. Cioè le Selenite atterrano in questo luogo. Okay. E quindi poi vanno in giro. Io non vi vedo più. Voi mi vedete? No, ti vediamo, adesso no. Ah, okay. Adesso vediamo il metro, vediamo il cacciavite. Ah, ok. Ecco. Adesso ti vediamo. Senti, no, giusto per, siccome le persone che guardano non sanno, tu sei circondato da varie cose, insomma. Abbiamo visto sulla tua testa una sorta di stella. Quello è un tuo lavoro? No, quella stella è un lavoro di un carissimo amico, Piero Gatto, che me l'ha regalato. È uno dei fondatori del Topo, insieme a te, è uno no? Dei fondatori, sì, sì, assieme a Franco Silvestro e Bruno Mazzei. Ed è un lavoro che c'è nella mia collezione, che mi ha regalato. Si chiama Stella Cometro. Stella Cometro. Ma no, per spiegare, perché sennò poi magari chi non sa... Vabbè, il Topo, lo specchio, lo sappiamo, l'abbiamo detto prima, che fai questa rivista dal 92. Vogliamo vedere, tu hai preparato anche degli altri lavori da farci vedere. Sì, io ho dato a Danilo delle Ci sono immagini. lavori, quasi tutti, che hai fatto qui nel corso degli Sì, ho anni. cercato Alcuni. di... Sì, se Danilo... E poi... Ho fatto una serie di lavori che si chiama Land Art dal terrazzo, se è possibile, se possono vedere alcune immagini. Ecco, allora io pregherei Danilo se può mostrare l'immagine e poi tu ci spieghi, poi noi Sì, chiediamo poi ecco. domani. E tu, Daniela. Sì, qui c'è stato un periodo in cui hanno costruito il lungomare, no? E dal mio terrazzo vedevo questa scena che mi faceva subito fatto pensare al lavoro di Smithson, alla spirale di Robert Smithson. Per cui da lì sono partito per realizzare appunto questa serie di lavori che si chiama Land Art dal terrazzo, ma le ho associate ad una corrente artistica che si chiama la Scuola di Posillipo, che è una corrente d'inizio 800 napoletana, perché avevo trovato un'associazione molto forte tra un lavoro di Smithson e un lavoro di Pitlow. Non so se può andare avanti con l'immagine per farla vedere. Beh, queste sono poi altre scene che avevo costruito. Eccolo qua, eccolo qua. Questo a destra è la Spiral Hill di Robert Smithson e a sinistra invece è un lavoro di Pitlow. Come vedete è evidente una somiglianza strana e tra l'altro entrambi le scuole, cioè soprattutto la scuola di Posillipo, lavorava molto sul paesaggio in qualche modo. Hanno Certo. anche anticipato le uscite degli impressionisti perché era inizio 800 quando Pitlow, Giacinto Gigante andavano in giro nei vari paesaggi e dal vivo, dal vero, dipingevano queste scene. Quindi io ho fatto questa associazione un po' assurda, un po' forse azzardata, ma per me interessante, tra il lavoro di Smithson e il lavoro di Giacinto Gigante, di Pitlow e tanti altri. Tra l'altro qui c'è pure qualcuno appeso, che, ecco qua si vede il lavoro che aveva fatto a Roma, la colata di cemento, no, di cemento, di pesce, e a fianco invece un lavoro sempre, mi sembra che sia di Giacinto Gigante, della solfatara, no? Quindi sempre delle strane relazioni che poi riportate in pittura, perché questa sono tutte pitture su carta intelata. Ecco, qui per esempio c'è un paesaggio di Giacinto Gigante dove io ho inserito degli specchi.
perché c'erano molti lavori ci sono stati molti lavori di Robert Smithson che aveva utilizzato lo specchio. E nel riflesso di questo specchio si vede lui appena appena accennato da questa foto che fa un rilievo per fare un suo lavoro. Quindi c'è un continuo intrecciarsi tra elementi sia pittorici, sia materici, sia di fotografie tra Robert Smithson e la scuola di Posillipo, che è un po' Che stranamente poi sono anche simili a, diciamo, a quella qualità della pittura, dei quadri, insomma, di alcuni tuoi lavori, no? In cui tu impieghi anche proprio dei pittori napoletani, diciamo, di oggi, che poi si possono considerare gli eredi popolari della scuola di Posillipo, no? Come per esempio fuori In qualche come la modo sì. nuda umanità o altri. Sì, con la nudumanità in particolare. Sì, certamente la scuola di Posillipo è un momento molto importante per la pittura napoletana, anche perché in quel periodo molti scendevano a Napoli. Infatti Pitlò, non a caso, ci sto pensando adesso, anche lui era un artista olandese. Non avevo ancora fatto questa relazione rispetto a Bastiaan. È un artista olandese che prima di arrivare a Napoli passò per la Francia e poi si fermò a Napoli, diventò perfino il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, uno dei primi direttori, mi sembra, ha lavorato. Ed è lui che ha fondato assieme a Giacinto Giganti la scuola di Posillipo, che erano vedute molto belle, interessanti. Io le ho sempre amate tantissimo queste pitture e si possono ritrovare anche poi in quelle che è successo fino alla pittura commerciale, dei pittori napoletani, delle famose cooperative CNPC, la cooperativa napoletana pittori commerciali, che avevamo fatto un lavoro su Velázquez, sul quadro di famiglia, Las Meninas, al Prado con loro. Quindi c'è un continuo intreccio. Come dicevo prima, tutto gira intorno alla pittura, è un modo di affrontare la pittura a 360 gradi. Possiamo vedere delle altre immagini, così vediamo, Sandra, se tu, Daniela, hai delle cose da aggiungere, da chiedere. Io qui ho un esempio di. Ve li faccio vedere. Vedete? Sì. Si vede. Sì. Allora, si vede la spiral jet di Smithson. Questo è il fantasma di Smithson sulla spiral jet. Anche lui è morto cadendo da un elicottero in modo strano. Qui c'è un mio rifacimento di un lavoro di Théodore Ducler, che è una specie di composizione. E qui c'è un lavoro di Giacinto Gigante. Per cui questi quattro lavori si possono vedere insieme in qualche modo. No, qui, Questi questo sono qui. sempre lavori che hai fatti lì. Sì, sempre qui. Ok. Sì. Un altro lavoro che ho fatto qui e che ho mandato pure la foto, però ve lo faccio vedere dal vivo, è su Paul Valéry. Lavoro Ecco. su Paul Valéry. Quello sei tu da piccolo? No. No, questo è un lavoro che Paul Valéry si trova sotterrato al cimitero di Sète, che è un cimitero marino, lo chiamano il cimitero marino. E io l'ho visitato e sono rimasto colpito dalla vista, che è molto simile a questa zona di Cetraro. Io quando sono tornato qui ho trovato questo Gabriele, scoglio. dovresti alzare ancora di più. Ecco, adesso ti vediamo in faccia. Ok, Vabbè, ero però siccome rimasto. c'era il fantasma di cosa, andava anche Quando sono tornato qui dopo aver visitato questo cimitero marino dove c'è la tomba di Paul Valéry, ho trovato questo scoglio in mezzo al mare su cui ho scritto Paul Valéry, e su questo scoglio poi ho fatto una serie di lavori, anche un video, delle fotografie. È diventato, come dire, un set di una serie di opere che ho fatto durante quel periodo. Quindi ho due, ma molte sono in Francia, per una mostra che ho fatto in Francia.
quindi un lavoro dedicato a Paul Valéry in particolare. Ecco, perché Paul Valéry? Perché ha scelto Paul Valéry? Paul Valéry è legato molto al mare, lui era metà genovese e metà corso, viveva in questa città che si chiamava Sète, che è una città molto simile a questo posto dove mi trovo io, e il suo cimitero lo chiamano cimitero marino. Poi ho costruito un video su una frase che mi piaceva molto, dove sapete che Paul Valéry scriveva tutte le mattine alle 5, i famosi cahiers che poi sono stati pubblicati, cioè i suoi appunti mattutini. Ogni mattina si svegliava alle 5 e scriveva questi aforismi, delle frasi, dei racconti, delle sue esperienze. Era un momento in cui lui diceva esattamente: a quest'ora, alle 5, mi ripugna spremere la mente pensando al giudizio altrui. È l'ora in cui bisogna essere il meno simili, il più unici possibili. E io aggiungo a questa cosa: è l'ora della pesca, perché è l'ora che vado sempre a pescare. Quindi tu ti alzi alle 5 anche tu. Adesso non più, prima lo facevo, adesso vado al contrario, vado di sera, magari smetto alle 5. Ma in quel periodo e qui a Cetraro ho trovato un signore, un vecchietto che purtroppo adesso è morto da qualche anno, ma che somigliava veramente a Paul Valéry. Oltretutto un grandissimo attore, lui era un ferroviere ma gli piaceva recitare. E girammo questo video con lui vestito da dandy, col papillon molto bello, questa spiaggetta che stava sotto qua, dove parte iniziando scrivendo questa frase, si fuma una sigaretta, perché poi Valéry fumava sempre alle 5 del mattino, e poi si avvicina vicino alle sue canne da pesca, che diventano delle penne, no? Delle penne per scrivere, le accarezza quasi come se fosse. Quindi avevo costruito tutta questa scena intorno a questo scoglio, praticamente, perché poi questo scoglio ritorna in ogni immagine, sia nel video e sia nelle foto che avevo realizzato. È diventato un set cinematografico in qualche modo. Però a questo punto tu dici la pittura, no? Che per te è fondamentale la pittura, ma poi alla fine fai tutto al di fuori della pittura, sembrerebbe. Video, sceneggiature, questo accumulo di immagini, questo relazionarti continuamente anche con le storie, non solo dei pittori, ma anche appunto storie di vita quotidiana. Quindi la pittura alla fine è un pretesto, è lo spunto per. Non credo. La pittura è quasi sempre presente. A volte, insieme a questi video, questi filmati che faccio, poi c'è sempre un riferimento. Per esempio, durante questo periodo di Paul Valéry, che avevo fatto queste cose qua, contemporaneamente avevo realizzato una mostra in Francia che si chiamava Le peintre saluent la mer, il pittore saluta il mare, dove appunto presentavo delle scene, un film in particolare su alcune scene della Madonna dell'Arco, queste cose qua, però contemporaneamente erano da corredo ad una grande installazione di pittura, che erano formate da mimose, pittura commerciale, perché a me interessa la pittura a 360 gradi, sia quella colta, e diciamo che poi diventa la scuola dei copisti, e sia quella commerciale, che invece al contrario è una pittura di analisi in qualche modo, perché nonostante sia commerciale, se la cosa deve trovare tutti i sistemi per poter essere veloce, perché più si produce, più si guadagna in qualche modo, no? Quindi è da entrambi le parti. La pittura è quasi sempre presente. Adesso, anche quello che ho visto prima, l'Endarte dal Terrazzo, c'è sempre la pittura. Questo di Paul Valéry è forse uno dei pochi progetti dove la pittura quasi non c'è, ma nelle altre serie che ho fatto la pittura è sempre un elemento importante, in qualche modo. Per spiegare anche meglio, diciamo, tu prima hai citato la Madonna dell'Arco,
La Madonna dell'Arca a Gabriele Di Matteo interessa, poi magari ci spiega meglio lui, cioè non tanto per come festa popolare in sé, che ovviamente ha un suo valore, perché la Madonna dell'Arca, cosa succede? Succede appunto da tantissimi anni, non so da quando, un centinaio, forse anche di più, una performance pittorica in cui ci sono tutti questi pittori commerciali di tutta la zona, insomma, che arrivano e portano praticamente le loro pitture come essere osservate dalla Madonna, no? Le portano davanti alla Madonna, che come se la Madonna dovesse guardare, dovesse benedire, insomma, come una volta in alcune parti d'Italia si fa ancora, per esempio, portavano gli animali a essere benedetti da Sant'Antonio, Beh, da altri santi. Sì. a Roma lo fanno ancora il Divino Amore. Il Sì. 17 gennaio si portano gli animali a benedire al Appunto, ecco. Divino Amore. O Ma le macchine, secondo me. dipende. Ah, ecco, Una volta infatti. c'è chi ci porta la macchina. Invece lì portano questi. E nei pittori invece portano questi quadri che le si inchinano poi col quadro, mi sembra, no? Che tu hai fatto anche una Sì, performance, un video, hai realizzato tutta. sì, la storia è un po' così, ma non esattamente. Cioè, la Chiesa rifiuta queste pitture, non vuole che si avvicinino. Cioè, la Chiesa, no, sai, c'è tutta la tradizione dei fuggenti napoletani che per tutto l'anno raccolgono dei soldi da portare alla Madonna. Poi con una parte di questi soldi commissionano delle pitture a questi pittori nell'entroterra napoletano, i quali realizzano questa grossa pittura che viene poi portata in processione, ma la Chiesa non li vuole vedere, non li accetta, accetta i soldi. Quindi loro che fanno? Vanno prima alla Madonna, portano i soldi, poi ritornano nel loro paese e organizzano questa grande festa di pittura. Guarda, io ieri sera l'ho presentato ad Acciaieroli questo video che è stata fatta si fa ogni anno Porto d'Arte Contemporanea. L'ho presentato proprio ieri sera. Ah, sì, 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 sì. il tre l'hai fatta. Sì, ieri, l'altro ieri, oggi è il L'altro ieri, il 5, tre, l'altro sì. ieri, sì, l'altro ieri. E si svolge questa festa incredibile in cui le pitture si inchinano non alla Madonna, ma si inchinano alla commissione, perché diventa un grosso concorso, cioè ogni paese ha la sua commissione. Quando portano i soldi, lo stendardo di ogni paese si inchina alla Madonna e loro rifanno lo stesso gesto però con la pittura, con queste pitture molto strane che sono Col quadro. più profane che sacre, perché sono donne nude e questo è il motivo per cui la Chiesa non li vuole vedere. Però ritornano e fanno questa bellissima festa in cui queste pitture danzano, ballano per strada, succede un po' di tutto. E io avevo girato questo film e presentato insieme poi a tutta una grossa installazione di pitture commerciali, che erano una mimosa e un'onda. Qual è il riferimento col cinema, col film in questo caso? Perché la mia pittura spesso si confronta anche col cinema. C'è queste mimose, che ne erano tantissime, tipo 250 mimose e 250 onde, si muovono nello spazio. Cioè, man mano che tu vai avanti a vedere le prime, la mimosa si piega piano piano, fino a diventare una palla. Dall'altra parte la stessa cosa, l'onda parte, si alza piano piano, fino a che si scontra con la mimosa. È come se fossero sei fotogrammi di una pellicola. Cioè, praticamente sei fotogrammi ti creano questo piccolo movimento in cui un soffio di vento fa scontrare la mimosa con l'onda e quindi entra il cinema. Nel cinema, nel film che ho fatto, invece si parla di pittura, quindi c'è sempre un scontro tra pittura. A me piace molto anche il cinema, sinceramente. Diciamo che si è capito che ti piace il cinema. Senti, allora, prima di passare a far vedere forse il ciclo pittorico più grosso che tu hai fatto, che è ancora in progress, tra l'altro, almeno come numero di quadri, che mi sembra che siano circa 200, che è La nuda umanità, che praticamente si racconta la storia dell'umanità a partire da, diciamo, dall'uomo primitivo fino ai giorni nostri. Tratti salienti, poi ne vedremo nelle immagini, vediamo, tipo, però dove i personaggi che noi abbiamo, che conosciamo anche da
rappresentate nei quadri nella storia dell'arte antica fino a contemporanea, cioè sono rappresentati nudi, per esempio, non so, faccio un esempio per tutti e poi dopo, tipo l'incontro di Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele, uno sul cavallo bianco, sul cavallo nero, sul marrone, che normalmente noi ricordiamo Garibaldi vestito, la camicia rossa, eccetera, Vittorio Emanuele con lo suo vestito da militare, principe, insomma, eccetera, il capo dell'esercito del regno, invece lì sono praticamente nudi sul cavallo, insomma, praticamente. Però ecco, prima di far vedere, intanto che Danilo prepari l'immagine e poi nel racconti, insomma, c'è una domanda per te, Gabriele, da Luca Rossi, che ti chiede se hai fatto dei lavori senza riferimenti ad artisti o personaggi. Sì, li ho fatti molti anni fa. La Nuda Umanità è uno di questi. La Nuda Umanità, sì, non è esatto, esatto. La Nuda Umanità è una di queste. Non ha riferimenti ad artisti e sono delle immagini. Ecco. Ecco. Stiamo facendo vedere appunto alcuni quadri. Questi sono dei piccoli quadretti, sono come del tipo 30x40 ognuno, sono no? 30x40, sì, 30x40, sì. 30x40, ecco, vedete, tutto lo stesso formato, sono quasi 200, però sono in progress. Questo è appunto l'attentato a Kennedy, come salvano Sì. Jack Kennedy, vedete il presidente già morto. E poi questi sono dipinti, Gabriele, insomma, da questo pittore appunto commerciale, insomma, No, è un pittore, è un vero pittore, non è soltanto napoletano. un copista, Salvatore Russo, un bravissimo pittore napoletano che però lavora per gli altri, non lavora per lui. Questa è la Sì, cosa no, più appunto, nel senso, interessante. volevo dire in questo senso, Eh sì. qua sta facendo appunto dei tuoi quadri, perché tu poi hai fatto anche un video, insomma, di quest'opera, e qua vediamo che sta dipingendo il fungo della bomba atomica, e poi ecco, vedi, alle pareti riconosciamo qualche, quello lì è ovviamente Charlie Chaplin, e di fianco credo che sia Clinton, perché sono sfocati, Clinton, a sinistra il presidente israeliano Simon Peres, mi pare che fosse all'epoca, e Sì, alla destra Arafat. Arafat, insomma. E insomma, è così. Però qua una cosa che non avevo notato mai, ce ne sono due di, Eh sì, perché esistono due versioni. forse tu forse non sai ancora che io l'ho ripetuta questa serie. Infatti, vedi il pittore qui rispetto a prima, qui è molto più vecchio. Ingrassato, Sì, certo. mentre prima era Ci sono altre seduto. immagini che si possono vedere? Se forse un insieme, ecco, Ecco, questo questa è lo sai. Questo è l'installazione. l'installazione completa. Sì. Che anno era questo? Allora, questo lavoro inizia nel 2000, nel 2005 finisco la prima serie, dal 2005 poi l'ho rifatto. Praticamente è stato fatto 2 volte. Questo è stato mostrato contemporaneamente a New York, oltre ai tanti posti in cui è stato mostrato questo lavoro, contemporaneamente tutte e due le serie. Se si andava in una galleria c'era la prima serie, se andava in una seconda galleria che c'era la seconda serie, cioè esattamente 2 lavori uguali. Ma cosa che cioè, qual era la differenza tra questi 2 lavori? Era il video, perché il video è parte importante di questo lavoro. Nel video io racconto il processo, no? Il pittore che dipinge, che parla, che canta, che si chiede perché sta facendo il Colosseo, si fa delle domande, dice, boh, non lo so, lo sa Gabriele, tutte queste cose qua. Questo è il primo video. Finisce con lui. Perché poi il pittore parte integrante, diventa anche lui l'opera, perché alla fine dipinge l'ultimo quadro nudo, quindi il pittore è importante. È importante nel senso che è anche lui parte dell'opera. Nella seconda serie si vede il pittore che rifà le stesse scene, rifà tutte le stesse scene uguali, però sente l'audio del primo video, per cui sente se stesso che nel primo video si diceva: ma perché sto facendo il Colosseo? E magari nel secondo dice, lo sto rifacendo ancora. Cioè, cose del genere. Alla fine però si vede che il suo corpo è cambiato. Non è più un giovane che io avevo conosciuto nel 2000 e che ha iniziato a lavorare
su questo lavoro, perché poi è un lavoro che è durato un anno, ma è uno dopo quasi non 10 anni, ma poco meno, 7-8 anni, questo corpo è cambiato. Quindi questo è un lavoro molto sul corpo, in qualche modo, perché appunto tutte le figure sono nude. Tra l'altro io non ho utilizzato solo il pittore come esecutore, ma ho utilizzato anche una stilista, che poi dopo è diventata anche mia moglie, ma all'epoca non lo era, ha tolto i vestiti, cioè io ho dato a lei tutte le immagini di queste scene, che sono più scene di libri scolastici più o meno, e lei anziché vestire li ha svestiti. Quindi esistono anche tutti i disegni di questa stilista, Loredana Filice. Vuoi dire come bella. Si chiama? Loredana Filice, che è mia moglie. Ma quello è uno dei motivi per cui si fa l'artista, da sempre. E poi il pittore che interviene in questi due tempi. Ma ripeto, è molto importante vedere i due video sincronizzati, perché poi i due video adesso sono sincronizzati, si possono vedere contemporaneamente, per cui lui che risponde a se stesso è molto particolare. E a New York sono stati presentati la prima serie all'Istituto Svizzero di New York, allora diretto da Marco Oliver Valer, che poi è diventato il direttore del Palais di Tokyo. E l'altro spazio era la Gray University, nell'Università di New York. Quindi era simpatico. Era simpatico che la gente si spostava da un posto all'altro e rivedeva la stessa serie. Poi si capiva l'operazione quando si guardavano i due video sincronizzati. Noi l'abbiamo esposto anche a Bergamo, no? Ti ricordi, Giacinto, il lavoro alla prima? Sì. Quella era già la seconda serie. Io adesso conservo la seconda serie. Aspetta, che c'è una domanda di Vandani Surace. Armando della Vittoria e Gabriele Di Matteo vanno a pesca insieme? No. Armando, no, Armando non ama la pesca. E, vabbè, poi per esempio abbiamo visto, per esempio in quell'ultimo quadro che abbiamo visto dei tanti che compongono questa opera, che c'era appunto il ritratto di Liechtenstein nudo davanti a un suo quadro, di Liechtenstein, uno dei suoi quadri famosi, per cui quello lì per esempio è un'opera, ecco, questa qui che stiamo rivedendo adesso, insomma, c'è un discorso di metapittura, perché tu ti servi di un altro pittore per farti fare le opere, no? E qui addirittura dipinge un artista che davanti al suo quadro, insomma, eccetera, proprio rompicapo per i critici che ci vanno a nozze, possono scrivere chissà quante cose, insomma, su questo. Sì, questa è un'immagine molto enigma. Ma sono tutti così, però, i quadri che compongono questa opera. Sì. E poi, vabbè, Luca Rossi dice, vabbè, ma anche in questo ci sono comunque riferimenti a personaggi della storia. No, c'è anche Cristoforo Colombo, quindi anche alla geografia. C'è anche l'uomo primitivo, c'è anche l'uomo primitivo di Neanderthal. C'è l'umanità, si chiama. Questa è la storia dell'umanità nuda, infatti si chiama la nuda umanità. Infatti. Si chiama la nuda umanità, è la storia dell'umanità, sì, in qualche modo è la storia dell'umanità. Cioè, come se Adamo e Eva non avessero fatto il peccato. In inglese c'è anche un altro titolo che non è la traduzione di nuda umanità, ma ha un riferimento a Duchamp, che è History Stripped Bare, cioè la storia messa a nudo. Okay. La sposa messa a nudo di Duchamp viene citata attraverso questo titolo. Sì, sì. Sì, perché poi Duchamp è un po' che sta dietro tutto il tuo lavoro, in qualche modo, come riferimento. Sì, diciamo, non solo il mio, sta dietro un po' tutti, Duchamp. No, vabbè, d'accordo, però tu da sempre hai avuto come... No? Sta dietro un po' tutti, diciamo, è l'ombra di tutti. Tu dicevi prima, questo lavoro è un work in progress.
In parte sì, però diciamo che ormai mancano ancora 3-4 quadri per chiudere la seconda serie e poi finisce. Non ne Ma fai una terza. c'è un altro lavoro che è veramente un work in progress e che non finirà mai e che ho fatto e che si chiama China Made in Italy. Facciamola Quello lo... vedere. Sì. Anche perché quelle sono 1,5 miliardi e quindi. Questo Ma sai, metti lavoro un quadro per ogni cinese no, che questo lavora, che racconta questo lavoro. si ripete lo stesso quadro. Cioè, in effetti, questo lavoro che nasce un po' anche per quanto riguarda il mercato, che è un altro elemento, un aspetto che mi interessa moltissimo. Questi pittori, come sapete tutti, a un certo punto hanno raggiunto quotazioni miliardarie, queste cose qua. Contemporaneamente, gli altri pittori cinesi, diciamo quelli commerciali, avevano tolto il lavoro a tutti i pittori commerciali napoletani che per anni avevano lavorato su questi quadri commerciali. Da Napoli partivano tirindere che andavano in tutto il mondo. I cinesi commerciali hanno distrutto questo mercato perché loro fanno le stesse cose, ma ad un prezzo molto ridotto. Allora, quando loro sono andati, non lavoravano più, io ho proposto: ma perché non copiate i pittori famosi, quelli cinesi? E quindi ci siamo messi, ognuno di loro è diventato specialista di un pittore cinese. Sono 6 o 7 specialisti che ogni qualvolta, cioè, hanno iniziato a fare questo lavoro, abbiamo anche fatto degli incontri, quindi loro sono diventati dei copisti, non più pittori commerciali, ma dei copisti. Cioè, i copisti sono quelli che praticamente non hanno personalità, analizzano l'immagine e te la devono fare uguale, perfettamente uguale. In questo caso sono tutti in bianco e nero, come vedete, Sì, sono ma la... di famosi pittori cinesi, appunto, Sì, no? sono... questi qua furono presentati, è un'installazione, praticamente questa è un'installazione completa che rimane sempre così. Furono presentati ad Art Unlimited in Basilea e avevano tutti lo stesso prezzo. Costavano 5.000 euro l'uno. Immaginate che nel tempio dell'arte, infatti il gallerista che mi presentò poi non l'hanno più invitato perché è successo un mezzo scandalo, cioè vendere i quadri a 5.000. 5.000 significava anche uno grande. Costava allo stesso modo, però c'era una Ma scusa, ma Gabriele, ma non era un lavoro unico questo qui? appunto, ti sto spiegando, c'era una particolarità. Tu lo compravi, ma questo quadro veniva rifatto, sostituito, no? Tu ti pigliavi, per esempio, questo qua di questa donna che si vede nell'immagine, il quadro viene rifatto e viene sostituito. Ogni qualvolta che viene rifatto, aumenta il prezzo. Perché molti di questi quadri sono stati già rifatti 10-15 volte, ma l'installazione rimane sempre. Quindi questo è un work in progress all'infinito che non finirà mai, neanche dopo la mia morte, perché è nello statuto dell'opera, cioè tu puoi comprare un pezzo, ma questo pezzo viene rifatto da un Ma copista. lo puoi comprare anche tutte, però, no? No, non puoi comprare l'installazione. L'installazione la può comprare solo chi poi accetta questo statuto per venderne uno. Capito? Per venderla e rifarlo, vendere, cioè la può accettare una fondazione, per esempio. I musei non possono, perché i musei non possono vendere per statuto. Però una fondazione, un'associazione potrebbe comprare tutta l'opera, ma metterla sempre in vendita e venderla, aumentare. Per esempio, vedete questo quadro della fucilazione, questo di Goya? Questo è l'originale fatto da Min Jun. Fu venduto ad un'asta per 3.700.000 sterline, all'asta della Sotheby's. Quando questo lavoro è stato esposto a Basilea, lo stesso collezionista che ha comprato l'originale ha comprato anche la copia, che adesso c'è insieme, tutte e due insieme. L'originale Solo che che è la copia l'ha colorato pagata 5.000 euro. e l'ha pagata 5.000, ma questa copia è E stata tu già hai rifatta sostituito la copia con un altro e con ogni un'altra copia qualvolta che costava, per poi esempio, aumenta. metti 6.000 euro, mettiamo, no? No, 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 il prezzo non è proprio da 5 a 6.000, il prezzo è molto di più, da 5.000 a 10.000, poi da 10.000 a Vabbè, ok, 20.000. quindi Cioè praticamente. ma non è per una questione di soldi, è solo No, 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 ma ho capito, ma scusa un un dialogo attimo. sul mercato. Cioè, questo Cioè... quadro sostituito poi costa 10.000 euro, di fianco a quell'altro che magari non è stato ancora mai venduto, che continua a Esatto. costare 5. E che continua a Ok, costare di fianco a un 5, altro che è capito? stato venduto 3 volte, che magari
arriva, sì, sì, sì. Okay. Sì, sì, anche un'analisi poi del gusto, perché molti di questi quadri sono stati già rifatti parecchie volte, altri invece non sono stati mai rifatti. Quindi c'è il museo, il Mammogo di Ginevra, che l'ha tenuto per 3 anni, ha fatto proprio tutto uno studio su perché alcuni venivano richiesti, altri meno. Quindi, e c'è anche la tabella dei prezzi che aumentano. Quindi in teoria, fra moltissimi anni, uno di questi quadri potrebbe in teoria superare il prezzo di quello originale che è stato fatto, capito? Quindi è tutta un'analisi sul mercato, utilizzando la pittura, completamente la pittura come elemento. E l'installazione viene presentata in quel modo, sembra come se fosse in un posto depositata, no? Cioè, c'hanno i cavalletti sotto, appoggiati al muro, c'è cioè una sorta di storeggi. Come se fosse un deposito, no? Cioè, come se fosse un deposito, sì. E si chiama China Made in Italy. Cioè, che anche questo è interessante, appunto, perché di solito ormai siamo abituati, come dicevi tu all'inizio, che c'è il Made in Italy che è fatto in Cina, e qui appunto c'è anche un rovesciamento di questo tempo. Adesso che siamo in chiusura e quindi prima di far partire la sigla, ma noi abbiamo parlato col vero Gabriele Di Matteo o con una copia fatta in Cina? No, avete parlato con Gabriele Di Matteo. Poi vi volevo far vedere al pubblico anche Pau, Giuseppe, mi vado a chiamare un attimo e vi faccio salutare, perché prima eravamo solo. E certo, no. Danilo, prepara anche la sigla di chiusura, che così poi quando salutiamo. Allora, intanto io comincio a ringraziare Daniela Trincia, ecco, sono Danilo Sciolini, grazie a voi, Alto, ovviamente Gabriele Di Matteo, giusto un saluto, Pao Mascalonzo. Ecco. Pao, dove sei, Pao? Sì, loro sono rimasti nascosti dietro. Avete parlato anche con loro, quindi non solo con me, ma anche con loro, perché ascoltavano da Facebook, dall'altra parte. Bene, allora grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie Giacinto. Grazie Gabriele, grazie Giacinto, grazie Danilo. Buona serata. Grazie a te, ciao, un abbraccio, a presto. Grazie. Giacinto, ciao. Saluti al marciapiede dell'arte. Danilo. Bene, adesso è chiuso, no? Cioè, la diretta è chiusa. È chiusa, Danilo, non ci fa scherzi, eh? Adesso bene. Okay. Adesso diciamo le